c'è concettuale, ci ha insegnato che l'idea che conta, no? Quindi un artista vivente può benissimo rifare la stessa opera anche nel corso, anche ora, perché quello che erano multipli anche, magari non si faceva tutto in quell'anno, multipli si facevano di volta in volta se c'era richiesta. Quindi è un multiplo che non è esaurito, lo puoi fare tuttora, meglio se si fa quando l'artista è vivo. Cioè, io credo che l'artista ha questa libertà, se l'opera è stata danneggiata, se è sparita, se ne ha poche, è meglio che le rifà perché dovrebbe rimanere. Quindi io credo che l'artista dovrebbe preoccuparsi anche di creare un nucleo, quello che ha fatto Munari, di rappresentative opere che in qualche modo fanno sul biglietto da visita, che è una cosa da museo. E poi per commercio può benissimo fare variazioni su tema o cosa, cioè se un artista è valido, queste cose sono valide. Non è che poi importa la data, no? Cioè che ha uno ha avuto quell'idea, la puoi anche fare solo come un bozzetto, non avevi soldi per realizzarla e in quel momento arrivi che hai soldi, ma è idea di quell'anno precedente. Conosco molti collezionisti che non compravano artisti geniali nel tempo giusto e adesso si comprano falsi con una barca di soldi. Prendi Manzoni, no? Se guardi il catalogo di Manzoni e ti rendi conto che è morto a 30 anni, se avesse fatto tutte quelle cose avrebbe dovuto vivere 300 anni. Cioè praticamente non aveva uno studio, viveva per strada, ospite della gente, il suo lavoro di produzione era molto, molto breve, quindi insomma, però la gente preferisce falsi che vivere questa avventura intellettuale di essere nel momento contemporaneo con degli artisti mentre nascono le idee, essere lì e partecipare e finanziarlo anche perché l'artista deve vivere di qualcosa, quindi in quel senso commercio è anche importante.